La città di Paola, dallo scorso 28 aprile fino al prossimo 6 maggio, è in festa per celebrare il suo concittadino più illustre, San Francesco. Ma c'è una data speciale che ogni anno unisce, nella devozione, nella preghiera collettiva e in un abbraccio simbolico, tutti i calabresi sparsi per il mondo. È il 2 maggio, la giornata che celebra il patronato di San Francesco di Paola sulla Calabria. Il belvedere del santuario è un tripudio di colori, di suoni e di preghiere. Sono tanti pellegrini giunti da ogni parte del mondo e tanti gonfaloni dei comuni calabresi venuti a rendere omaggio a colui che Papa Giovanni XXIII definì luce della Calabria. Quest'anno, prima delle solenni celebrazioni, in un apposito spazio del piazzale antistante il santuario, è stata inaugurata una statua bronzea di San Francesco, opera del maestro Antonio Caruso e donata da Sam Greco, un calabrese residente in Texas. Subito dopo, un lungo corteo di fedeli, autorità civili e militari fa ingresso nella maestosa aula liturgica. Dopo i saluti istituzionali, inizia il rito solenne della consegna dell'olio. Un voto fatto durante la Seconda Guerra Mondiale dalla gente di Calabria per ottenere la potente intercessione di San Francesco e che ogni anno si rinnova. Terminato il conflitto si constatò che la Calabria non aveva subito gravi danni e come segno di gratitudine al santo ogni anno la lampada votiva viene alimentata con l'olio di 3 diversi comuni calabresi. Quest'anno è toccato a Bocchigliero per la provincia di Cosenza, a Brancaleone per la provincia di Reggio Calabria, a Zagarise per la provincia di Catanzaro. Inizia la solenne celebrazione presieduta da padre Gregorio Colatorti, correttore generale dei minimi. Luce della Calabria, San Francesco di Paola, la Chiesa ti ha scelto come patrono della nostra regione e nostro intercessore dinanzi a Dio. Veglia su di noi e sulla tua e la nostra terra. Aiutaci a sconfiggere i mali che ci affliggono, la povertà di mezzi, il sottosviluppo economico, la delinquenza organizzata, l'emigrazione. Illumina e guida chi ci governa, perché imposti una politica saggia e risolutiva. Benedici le famiglie, confortandole nei sacrifici che affrontano. Impetraci un futuro migliore, nella fedeltà al Vangelo, nella giustizia, nella misericordia, nella legalità, nella pace, nel rispetto della nostra natura e delle nostre tradizioni più belle. Amen. È il momento più emozionante di tutta la giornata, l'accensione della lampada votiva da parte del presidente della regione, Roberto Occhiuto. Un atto simbolico e di grande intensità per chiedere la protezione di San Francesco e confermare la fede di legame intimo e profondo di tutti i calabresi. San Francesco è il santo a cui è affidata la regione, a cui si sono affidati i calabresi. Io vorrei qui idealmente affidare a te, San Francesco, il mio governo regionale. Vorrei chiedere a San Francesco di dare forza, determinazione a chi governa la Calabria oggi e soprattutto però di dargli l'umiltà per sentirsi suo strumento e strumento dei calabresi, per poter svolgere questa funzione nella speranza di poter scrivere come strumento del Signore e dei calabresi un pezzo di storia migliore di questa regione. Viva San Francesco, viva la Calabria!